Armando Scalise, direttore della stazione sciistica di Palumbosila. Ecco qui la prima neve che è arrivata. Buonasera, ecco, siamo proprio qui davanti al piazzale, sta nevicando, sta nevischiando perché ancora nevica pochissimo. Speriamo che questo sia un buon augurio per, affinché la stagione invernale del 2024 riparta alla grande. È arrivata la Befana, quindi è finito questo primo round di questa stagione invernale, quindi il 2023 ci ha lasciato senza neve. Partiamo con la prima giornata di bianco. È stato un periodo festivo eccezionale perché si è riscontrato tutto pieno, il pienone in tutte le strutture qui del villaggio, quindi legate anche alla serie di attività che sono funzionanti anche senza neve. I turisti da che zone sono arrivati e soprattutto cosa hanno trovato qui al villaggio Palumbo in questo periodo, anche senza neve? Diciamo che essendo in Calabria, come ogni anno, la neve non è sempre presente. Oggi la neve si può solo programmare con l'innevamento artificiale, quindi siamo come da sempre pronti con le attività alternative, quindi dall'escursione, la seggiovia ugualmente in funzione, l'escursionismo, la pista di ghiaccio unica ancora nel centro-sud coperta che rileva sempre una grande affluenza nel periodo natalizio. E unitamente poi alle strutture ricettive, tipo i nostri hotel con delle spa meravigliose nella grotta, dove l'utenza, cioè i vacanzieri, apprezzano tantissimo, specialmente tutti coloro che arrivano dalla Puglia e dalla Sicilia. La prima neve è arrivata, e gli impianti? Gli impianti sono pronti, noi come sempre abbiamo ottenuto l'omologazione degli impianti, quindi l'apertura all'esercizio. La neve è appena arrivata, ma diciamo che ancora è poca, siamo pronti, questa settimana dovrebbe aumentare un po' il livello della neve, quindi speriamo che faccia una bella nevicata per partire per il prolungamento della stagione, anche perché adesso abbiamo bisogno di neve, pure tanta neve, per arrivare poi fino a Pasqua. Adesso è importante che venga giù tantissima neve. E le strutture sono pronte, scuole di sci, scuole di snowboard, noleggi e tutto quello che serve per una grande stagione invernale. Siamo a National Park, una delle strutture che ha contribuito alla ricezione dei turisti qua al villaggio Palumbo.